Buongiorno carissimi ragazzi, allora andiamo avanti con il programma di geografia, stiamo studiando l'Asia e oggi studiamo il primo stato di questo enorme continente, diciamo che è uno dei paesi più vicini a noi perché si affaccia sul Mediterraneo e state bene attenti perché ha una storia molto particolare. E soprattutto potrebbe interessare a molti di voi per la tesina d'esame circa i suoi potenziali collegamenti con appunto la storia della Seconda Guerra Mondiale, il fenomeno dell'antisemitismo e la Shoah. Benissimo, gli argomenti sono tratti dal manuale a pagina 198-201. Allora, iniziamo collocando geograficamente lo Stato di Israele. Dove si trova? Diciamo che a ovest questo paese si affaccia sul Mar Mediterraneo. Pertanto, se dovessimo collocarlo all'interno dell'Asia, potremmo dire che si trova nella zona centro-occidentale del continente asiatico. E qui appunto lo potete vedere, è cerchiato. Anche se questa immagine che vi ho messo diciamo il contesto quello europeo, il Mediterraneo, in realtà ricordatevi che tutta questa zona è già Asia. I confini di Israele. A nord lo Stato di Israele confina con il Libano, a est, diciamo a nord-est con la Siria e con la Giordania. A sud, però qui non si vede, infatti in questa cartina, però se tenete sotto mano la cartina sul vostro libro vedrete che lo Stato di Israele confina con l'Egitto e tramite il Golfo di Aqaba anche diciamo, è bagnato dal Mar Rosso. A ovest invece è bagnato dal Mar Mediterraneo. Allora, per parlare dello Stato di Israele è necessario fare una premessa, poiché la geostoria e la stessa geografia dello Stato di Israele tendono a essere suscettibili di confusione. Infatti, certi termini vengono adoperati spesso in modo improprio e invece è bene fare distinzione. Diciamo che la zona in cui si colloca lo Stato di Israele, quindi riprendo la cartina di pagina precedente, tutta questa zona si prende il nome di regione della Palestina, perché questo era, diciamo, il termine antico. All'epoca di Gesù tutta questa zona era Palestina, ma oggi ne fanno parte stati diversi, ovvero lo Stato di Israele e appunto lo Stato arabo dei palestinesi, di cui fanno parte la Cisgiordania, che è questa qui che vi sto indicando, e la Striscia di Gaza, un pezzettino, una lingua di terra che si trova appunto tra Israele ed Egitto. Quindi è importante fare distinzione tra termini. Quando parlo di israeliani intendo ebrei che vivono nello Stato di Israele. Quando invece parlo di palestinesi, non intendo gli ebrei, intendo gli arabi che vivono nelle zone restanti della Palestina, ovvero la Striscia di Gaza e la Cisgiordania. Quindi stiamo ben attenti perché nella regione della Palestina vivono, diciamo, due popoli diversi, gli israeliani, cioè gli ebrei, i palestinesi, cioè gli arabi che sono confinati nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania. Spero di essere stata chiara, so che a primo impatto capire tutto questo non è molto semplice. Quindi per capirlo meglio dobbiamo diciamo, fare un salto indietro e prendere in considerazione la storia della regione della Palestina. Quando studiamo geografia solitamente voi trovate molto noiosa la geostoria, ma in questo caso è fondamentale per comprendere veramente questa particolarità, questa peculiarità di questa area geografica del mondo.
Allora, la Palestina in antichità era la terra promessa degli ebrei, cioè la sede dell'antico regno di Israele. Vuol dire che in antichità gli ebrei abitavano lì. Cosa è successo? Nel 70 d.C., quando ormai la Palestina era già controllata dai romani, Gerusalemme viene distrutta e gli ebrei si disperdono un po' ovunque nel mondo, in Europa e in Asia. Questo fenomeno della dispersione degli ebrei si chiama diaspora. A quel punto gli ebrei sono sparsi tra Europa e Asia. Cosa succede? La regione della Palestina, diciamo che viene nei secoli successivi, a partire dal 800 d.C., diciamo, diciannovesimo, scusate, al nono secolo d.C., viene conquistata da popolazione arabe, quelle che noi, i cui discendenti, diciamo, oggi sono appunto i palestinesi. Quindi, in quello che era l'antico territorio degli ebrei, sono andati ad abitare popolazione arabe, arabi, e da allora risiedono lì. Questo ha generato un problema, perché? Perché nella mente, nella testa degli ebrei, la regione della Palestina è rimasta la loro terra, perché era la terra che Dio gli aveva donato. Ma il problema è che di fatto ci abitavano altri popoli. È un po' come dire che, non so, siccome i romani, hanno conquistato in antichità, per esempio la Spagna, come molti altri territori, no? Conquistarono praticamente tutta l'Europa. Allora è come se noi italiani, siccome siamo i discendenti dei romani, rivendicassimo, diciamo, i territori della Spagna o di tutti quei territori che i romani a suo tempo conquistarono. È questa la situazione, che gli ebrei non si sono, diciamo, di fatto mai arresi. E da sempre rivendicano un diritto di proprietà, di nazionalità, sulla regione della Palestina, che però di fatto dal 70 d.C. non apparteneva più a loro. Cosa succede? Seconda guerra mondiale, Shoah, sterminio e genocidio degli ebrei. Finita la seconda guerra mondiale, si crea un forte sentimento di accoramento intorno agli ebrei e si decide di farli tornare nella loro terra di origine, possiamo definirla così, anche se di fatto a quel punto erano più secoli che ci abitavano gli arabi palestinesi che non gli ebrei. Quindi, diciamo, si crea il progetto di fondare un nuovo stato ebraico in Palestina, nella terra in cui abitavano i palestinesi. Questa cosa, come potete immaginare, ha creato forti problemi, poiché quella era la terra dei palestinesi. Solito discorso. È come se qualcuno domani si svegliasse e decidesse di fondare uno stato all'interno del, diciamo, territorio italiano, poiché in antichità i discendenti abitavano lì. È come se si fondasse un movimento, non lo so, in Toscana, per esempio, che rivendica di essere discendenti degli Etruschi, allora i discendenti degli Etruschi vogliono tornare ad avere un loro stato all'interno dell'Italia. Questa è un po' la situazione, il problema. Quindi, quali sono stati gli sviluppi? Nel 1947 l'ONU ideò un progetto di divisione della Palestina in due stati, quello palestinese, arabo e quello israeliano. L'ONU propone cioè di dividere la regione della Palestina tra arabi palestinesi ed ebrei. È così che nel 1948 nasce lo Stato di Israele, ma immediatamente i palestinesi dichiarano guerra e scoppia una grande guerra. Quindi tutta la seconda metà del Novecento, fino ai primi anni 2000, vede alternarsi tutta una serie di guerre in cui gli ebrei di fatto hanno la meglio e riescono piano piano, a piccole morsi, a strappare ai palestinesi, agli arabi, quasi la totalità del territorio appunto palestinese.
Questa è un po' la situazione. Allora, le aree verdi che vedete corrispondono ai territori palestinesi, quindi arabi. Le aree bianche invece corrispondono a quelli israeliani. La situazione a partire dal 1946 fino ad arrivare al 2000. Quindi, come vedete, nel 1946 la regione della Palestina era pressoché quasi interamente in mano agli arabi palestinesi. Le aree bianche sono poche. Piano piano, gli israeliani, ovvero i bianchi, hanno mangiato a piccoli pezzi tutti i territori, fino ad arrivare alla situazione odierna che è questa, ovvero i palestinesi sono confinati nella striscia di Gaza e in delle aree limitate della Cisgiordania, che è questa. Però c'è stato un compromesso. Diciamo che nel 2000 lo Stato di Israele ha riconosciuto il governo, quindi l'autorità dell'AMPS, cioè l'AMP è l'autorità nazionale palestinese appunto sulla striscia di Gaza e su alcune aree della Cisgiordania. E questa è la situazione che vi stavo facendo vedere. Cosa ha fatto però? Tutte queste zone palestinesi sono state recintate con 700 km di muro. E i palestinesi tuttora, ancora oggi, vivono confinati in queste aree geografiche e questo grandissimo muro, questa grandissima muraglia crea disagi alla popolazione araba palestinese che non si può spostare liberamente ed è abituata a vivere sotto stretta sorveglianza dell'esercito israeliano. Questa è la situazione. Muro. Tra l'altro sono bellissimi i murales che ci sono sul muro appunto che divide Israele dalla Cisgiordania, perché sono dei murales che inneggiano alla fascia. Come vedete, per passare il muro ci vogliono diciamo tutta una serie di documentazioni, ci sono sempre i checkpoint dei soldati israeliani, quindi è una situazione di guerra e guerriglia costante. Bene, ora che abbiamo capito la situazione, vediamo il territorio. Allora, il territorio dello Stato di Israele si caratterizza per tre tipi di paesaggi. Allora, lungo la fascia costiera ci sono pianure fertili e dunque il clima è mediterraneo. La maggior parte del territorio della fascia, diciamo, centro-occidentale è caratterizzata da altopiani aridi. E è questa l'area appunto della Galilea, Samaria e Giudea, quindi qui il clima è piuttosto arido. Infine, a sud, per circa metà del territorio, abbiamo l'area desertica del deserto del Negev, con clima chiaramente desertico. L'elemento caratterizzante del territorio israeliano è il fiume Giordano, che passa e forma il lago di Tiberiade, quello su cui Gesù camminò. E infine sfocia nel Mar Morto, che in realtà prende questo nome anche se è un lago perché è veramente molto vasto ed è il lago salato più grande al mondo e si trova a sotto 392 metri sotto il livello del mare, quindi si trova nella depressione più profonda della Terra. Velocemente la popolazione, 8 milioni di abitanti con un'altissima densità demografica, di cui il 75% sono ebrei e il 20% arabi. Le lingue, chiaramente la principale è l'ebreo, a cui si aggiunge l'arabo, e come religione, ebraismo, islamismo e una minoranza cristiana. La capitale è Gerusalemme. Infine, l'economia è una delle più sviluppate al mondo, il settore primario viene impiegato soltanto l'1,3% dei lavoratori, poiché è un'agricoltura estremamente meccanizzata. Infatti, gli israeliani hanno strappato terreni al deserto con tecniche innovative che hanno reso queste aree coltivabili e si ottiene cereali, ortaggi, vino, olio, agrumi. Il settore secondario è molto all'avanguardia, è molto moderno e competitivo, specialmente per quanto riguarda l'alta tecnologia. I settori principali sono quelli dell'elettronica, informatica e l'aerospaziale. Infine, il settore terziario, 81,3% di occupati, grazie al turismo religioso e a un efficiente sistema bancario di scambio internazionale. Benissimo, spero di essere stata chiara. A presto, ragazzi.